Round Game Trophy Hunter. Ragazzi, potete fare tutti i trofei tranquillamente e nei mesi che giocate il vostro file, ma se voi siete cacciatori di trofei e volete sbloccarli velocemente per platinarlo subito o per fare i trofei più complicati, più lunghi, più macchinosi e dedicarvi solo al gioco completo dopo, facendo le cose con calma e tranquillità, seguite il mio video. Allora, il trofeo è di 3 porcellini. Bisogna fare 50 maiali, ok? Bisogna far riprodurre i nostri maiali fino a creare 50 maiali. Allora, io vi spiego come ho fatto io e come faccio io. Dopo voi seguite il mio video e commentate, mettete un mi piace e mi raccomando condividete e portate gente sul canale, eh? Grazie ragazzi. Allora, contenuti scaricabili. Generatori. Scaricate questo qua. Government Subside. Subsidi. Side. Ah. Subsidi. I sussidi vi dà i soldi che servono, sinceramente, per fare i maialotti, maialini. Dovete scaricare anche questo. Questa mod multi-fruit Boeing Station. Dove comprate il mangime velocemente senza far tante ok? Una volta che voi comprate questo, quando caricate o create la vostra nuova partita a facile, mettetelo, attivatelo, quindi quadrato, si seleziona questo e questo qua, ok? Il resto non serve. Niente. Andiamo nella mitica mappa principale di Elm Creek, che è la più semplice e la prima, secondo me, anche una delle più belle, sinceramente. E andiamo a comprare il nostro campo. Io vi faccio vedere quello che ho fatto io e quello che poi, se seguite il video, potete fare anche voi. Allora, io ho comprato questo campo qui, il 35, perché avevo pochi soldi. Il cane è buggato su per aria. Ciao amico mio, è sparito. E quindi comprate la vostra casetta, la vostra farm. Io ho comprato un veicolo così quando c'ho bisogno di mandare avanti il tempo di 9 ore, così si velocizza il tutto, c'è qui già la macchina, però potete metterla anche dove voi comprate il campo. Allora, io vi consiglio come ho fatto io. Qui è il negozio dove andate a ritirare i mezzi e il campo che ho comprato è questo qua. Quindi io da qui a qui faccio già tutto. E vi faccio anche vedere. Questa è la mia fattoria. Per trofei, ragazzi, poi ci sono tutti i miei video nella playlist dove io gioco normalmente. Allora, questo qua è lo scarico liquami. Io ho comprato questo mezzo, questo trattore e la prima botte. Perché? Solo perché quando è piena la botte io posso scaricarla qua. Semplicemente, non devo neanche spostare, non porto il trattore da nessuna parte. Questo è solo una videoguida per fare il trofeo facile. Quando poi schiaccio il triangolo, mi carica, mi comincia a fare il riempimento del maialaio. Perché allora, ragazzi, dovete avere salute il 100%, cibo, liquami portati via e la paglia, ok? Per poter fare i maiali. Ne comprate 50, questo è quello automatico. Poi comprate un bel trattore, un bel carro per il mangime, comprate un trattore un po' più piccolo e un carro un po' più piccolo col fieno. Quindi guardate su la paglia, scusate ragazzi, ok, vedete? Se voi li lasciate sempre qui, non dovete spostare, non dovete portare niente da nessuna parte, lasciate il trattore qui con chiaramente i cartelli come vi ho detto, eh? Perché se non lasciate i cartelli come vi ho detto, i cartelli non li lasciate qua, raga,
Io li faccio vedere, scusate. Ok, io ho messo i cartelli per avere i soldi. Voi avete il vostro bel porcile. Gli date da mangiare, visto che i trattori sono qui. Vedete come faccio. Ok. Mettete il silos multi del DLC qui davanti, così quando finite, basta che andate un po' avanti e caricate. Andate un po' indietro. Un po' di manovre, raga. Concentratore con un occhio. Fino a quando vi avvicinate belli vicini. Ok, quando ci sarà bisogno di del cibo avete già qualche retto. Io ho fatto due porcili, due maialai identici, per farlo ancora prima. E niente, praticamente dovete aspettare che i maiali crescano. Ecco qua, crescano e fanno altri maiali. Basta, tutto qui. Quando arrivate a 50 avete sbloccato il trofeo i tre porcellini. Io posso anche farvi vedere come fare. Ok, facciamo un piccolo video breve. Allora, facciamo così, uno vicino, facciamo il, compriamo il 52, compriamo il terreno, fate così come faccio io. Ok? 52. Mi raccomando ragazzi di seguire il canale Trophy Farming Simulator. Farò anche una playlist a parte, visto che ce ne sono parecchi. Effettivamente conviene che faccia una playlist a parte. Perfetto, 52, questo dietro queste cose, eh? Esatto. Perfetto, allora schiacciamo il tasto costruzione, edifici, animali. Andiamo su suini, chiaramente. Aspettate un attimo che i cartelli, andate avanti mese per mese, ok? Aspettate che i cartelli crescano. Ok, possiamo anche girarlo. Che i cartelli vi fanno crescere, scusate, i cartelli crescono. Che i cartelli vi fanno guadagnare i soldi. E mettete il vostro maialaio, ok? Perfetto. Andate sulla zampetta, schiacciate il tasto. Allora, vedete il Land Race tedesco, età 0. Se comprate questo non vi passa più, perché dovete aspettare 6 mesi che diventa grande. Ok? Prendete questo che ha già 6 mesi, ok? Periodo di gestazione 4, quindi 6 mesi è già maturo. Vi tocca solo aspettare 4 mesi per poter fare altri maiali. Pubertà, e infatti dice, superati i 6 mesi di età gli animali in salute possono riprodursi. Quindi andate qua, comprate, io vi consiglio di fare una cinquantina, eccola così dentro. Allora, se vedete bene, anche di più, voi dovete fare 50 maiali, potete comprarne anche 100, volendo, io faccio con 50, dai, tanto, solo per farvi vedere. La capienza è 270, compriamoli e ce li facciamo trasportare. Adesso, ecco qua il nostro maiale. Bisogna comprare tre trattori, ok? Scegliete quello che vi piace di più. Prendiamo altri due landini, dai. Compra. Compra. Ok. Andiamo con il mio bel landino.
io vi faccio vedere proprio come ho fatto io, ragazzi, ok? Funziona con le mod, potete stare tranquilli, non ci vuole tantissimo. Io, se poi vedete qui mentre passo, ho creato sia le mucche che i maiali, che le pecore, che le galline e le api, e poi farò anche quello del taglio alberi, ok? In una mappa sola ho fatto tutto. Io vi consiglio di far come me. Adesso ho comprato un campo un po' più lontano, perché io ho già fatto qui per farvi vedere a voi, ok? Questo è il mio esperimento che funziona. Voi comprerete il campo qui davanti e farete in un attimo, in un lampo. Ok, adesso andiamo a comprare i carretti. Bisogna comprare due carretti, che questo qui va benissimo, ok? Due carretti, e dovete comprare invece quello della cisterna, questa qua, va benissimo questa, del liquame. Ok. Carretti. Wow. Che burdello. Carretti, vai. Oh madonna. Vai. Andiamo a portarlo. Chiaramente se il campo ce l'avete qua davanti siete già arrivati, eh? Io ho comprato tutto qui a fianco per farvi vedere da zero, e vi farò vedere anche ogni volta, ogni video, ogni trofeo, come farlo, come sto facendo adesso, ma praticamente è sempre la stessa cosa, eh? Ho deciso di fare video diversi, ma è la stessa cosa per tutti, quindi non cambia assolutamente. Allora. Perfetto, fatto in un campo, così un po' a cavolo. Una cosa molto importante è che bisogna andare a comprare costruzione. Aspettate che non me lo ricordo più. Produzione, generatori, 4 trovate i cartelli, ok? Per i soldini. Edifici. Non lo ricordo più dove è il multigrano. Dov'è il multigrano? Container forse? Eccolo qua, in container. Multifruit Booking Station. Ok, regolatelo un po', che mi viene comodo. Tac, ok. Questo che cosa vi fa? Andate qui. Qui potete scegliere qualsiasi roba, ragazzi. La paglia. Oh. Allora, fatemi vedere una cosa, mica che sbaglio. Allora, i maiali hanno bisogno. E cosa hanno bisogno poi? Quell'altro. Non sono proprio sicuro. L'altro. Oh, ma chi to? Chi to? Ma chi to? Vai! Questi carretti sono belli. La ruota posteriore ruota e gira con me. Volevo farvi notare quanto è bello questo farming, è fatto veramente, veramente bene, eh? PlayStation 5, praticamente spettacolare, ci sono dei bug, ma è incredibile.
Ok, andiamo a vedere l'altro Landini. Allora, lo spostiamo. Eccolo qua, R1 e triangolo, e gli fate il pieno. Vedete che ce ne vuole un po', eh. Io ho usato i carretti più grossi, partito. Ma sinceramente all'inizio ce ne va parecchio. Comunque, possiamo lasciarlo qui così. Poi gli ho anche la funzione che si scrive. Allora. Taglia. Cibo per su. Eccolo qua. Ok. Potete prendere anche carichi più grandi, eh. Potete farlo con Landini, così ci state un pochino in più. Tanto comunque piacevole lo stesso, se mettete niente lì niente, lo mettete qua, triangolo, e vi riempite tutto il vostro bel maialaio. Potete farlo anche con un trattore solo, sinceramente. Adesso io faccio così perché veramente lascio sempre i trattori qua ed è facilissimo, è praticissimo. Se adesso noi andiamo a vedere, non sono in salute, bisogna aspettare un po', eh. Allora, aspetta che andiamo a vedere i maiali. Allora, vabbè, adesso perché io ne ho tanti, però chiaramente questi qua nuovi hanno la riproduzione bassa, invece voi dovete fare come queste qua, vedi, riproduzione 75%. Adesso quello che manca ancora è il liquami. Ho comprato questa cisterna, potete comprare anche quella più grande e mettere e spargere nei campi, eh. Però ragazzi, allora, se volevo fate normalmente, giocate tranquilli, fate i maiali, spargete nei campi, seminate, fate di campi. Se volete fare il trattore velocemente dovete fare come vi sto facendo vedere io, eh. Se non volete farlo non c'è problema, fatelo normalmente, giocando normale, ci mettete un po' di tempo. Come lo sto facendo io, se poi mandate avanti il tempo, penso che un pomeriggio o due giorni fate tutti i trofei degli animali e poi giocate tranquillamente. E dipende tutto, ragazzi, da come volete giocare voi, eh. È importante che voi decidete come giocare. Io conosco tanta gente che vuole prima fare i trofei difficili come io, anche a me piace fare quelli difficili, e poi giocare tranquillamente il gioco senza problemi, senza... E qui con l'R3, con l'L3 caricate, vabbè adesso non c'è liquami, le caricate e poi potete anche scaricarli, schiacciando L1 e il quadrato, potete buttarli via, basta. E se, adesso la cosa da fare dopo qual è? Subito dopo qual è? È questa, andare a... Qui ho lasciato la macchina sulla mia farm, andare qui, schiacciare il tasto, e andare avanti per 9 ore. 9 ore mettete che un giorno, che un mese dura un giorno, ok, praticamente lui va avanti di un mese. Adesso pian pianino arrivano soldi con i cartelli e vi arrivano gli animali. Io quello che ho potuto dirvi per i maiali è questo. Ok ragazzi, questa è la mia farm, vedete, io vi consiglio di farli tutti insieme. Suini, api, galline, mucche, asini e poi anche il taglio alberi, tutto in un campo solo, così fate in una volta sola e non ci pensate più. Come sempre io vi dico di guardare questo trofeo e questi video se volete fare i trofei velocemente e toglierveli dalle scatole. Se volete farli tranquillamente potete guardare il video per qualche dritta, chiedere nei commenti magari come si fa determinate cose se non sapete farle o se volete giocare con me o comunque insomma commentate, portatemi gente sul canale, io vi ringrazio, eh. Vi ringrazio che mi seguite, vi ringrazio che mi portate altra gente
a vedere i miei video, per giocare insieme, per anche commentare, per passare un po' di tempo insieme, per vederci, per vedermi e soprattutto per giocare e divertirci insieme. Mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord, Telegram, ma soprattutto attivare la campanellina, mi piace, commentare su YouTube e Twitch. Grazie ragazzi per il vostro supporto e spero davvero di vedervi sul canale, di vedervi in live, così riusciamo a dialogare un po' insieme, a chiacchierare un po' e di portare gente sul mio canale. Beh, cosa devo dirvi ragazzi? È tutto per fare velocemente il trofeo dei maialini, dei nostri amati maialini. Dovete farne 50, eh? 50 maialini. Eccoli qua. È tutto dal vostro Marco Drums Games. Trophy Hunter, che non è nient'altro cacciatore di trofei della PlayStation, ma ci sono anche gli achievement della Xbox, che sono importanti, uguali, e che si fanno allo stesso modo. Ok ragazzi, va bene, da Farming Simulator 2022, i tre porcellini, il trofeo, per farlo velocemente, seguite i miei video di Marco Drums Trophy Hunter. Ciao ragazzi, alla prossima, statemi bene, mitici!